Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Rinvio per l'insediamento della commissione speciale sui vaccini in Consiglio regionale. Non è stata al momento infatti raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti e sarà quindi l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a proporre un ufficio di presidenza provvisorio per la commissione vaccini. Questa commissione, una volta insediata, avrà la durata di 3 mesi, sarà rinnovabile una sola volta e svolgerà una serie di funzioni. La prima è quella di attività di supporto e controllo circa le decisioni della Giunta in merito alla campagna vaccinale per verificarne la coerenza tra le attività messe in atto sia con rispetto del piano nazionale dei vaccini sia con rispetto delle indicazioni provenienti dal Consiglio regionale. La seconda funzione individuata è quella di supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti per formulare proposte e fornire documentazione di approfondimento alle stesse sulle tematiche e gli atti che vertono su argomenti inerenti all'attuazione del piano vaccinale. In questo momento però la partenza è a rilento, dato che non è stato eletto un ufficio di presidenza per la commissione, che è la condizione necessaria per far funzionare la commissione stessa e definirne le attività e il calendario. Ma cosa è successo in commissione? Sono state presentate 2 liste durante la riunione di insediamento. La prima, a firma della maggioranza, con le candidature di Enrico Sostegni, del Partito Democratico, presidente, Marco Landi, della Lega, vicepresidente, e Andrea Vannucci, del PD, segretario e questore. La seconda, a firma dei componenti dell'opposizione, proponeva Marco Landi come presidente, Stefano Scaramelli di Italia Viva come vicepresidente e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle come segretaria. La proposta delle opposizioni è stata rifiutata da Scaramelli, annunciando che non avrebbe partecipato al voto perché non interessata alle poltrone e portando così al ritiro della lista. Il non voto di Italia Viva ha decretato di fatto la mancanza di qualsiasi maggioranza in commissione. Il presidente del Consiglio Mazzeo, preso atto del voto che non permetteva l'elezione dell'ufficio di presidenza della commissione, sulla base del regolamento ha annunciato che la prossima nomina sarà fatta da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. In questo modo, in maniera provvisoria, sarà possibile far partire le attività della commissione speciale sui vaccini. E l'inizio è un inizio dove le opposizioni sono sempre state pronte. Noi da un mese a questa parte abbiamo aspettato semplicemente che fosse convocata l'inizio, quindi l'apertura della commissione speciale. Poi è chiaro che se il PD propone il copia e incolla di quello che è in terza commissione, che è la commissione sanità, è chiaro che alle opposizioni non può stare bene. Quindi noi abbiamo presentato una nostra lista, la maggioranza ha presentato una sua lista, evidentemente la maggioranza non ha espresso i numeri necessari per votare quella lista perché un membro della maggioranza non ha votato quella lista, quindi è un problema interno alla maggioranza. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo proposto questa commissione speciale, l'abbiamo voluta fortemente, siamo disponibili a lavorare in maniera costruttiva e quindi non dipende da noi. Le opposizioni hanno deciso di presentare una propria lista perché la maggioranza ha proposto come presidente della commissione speciale sui vaccini Enrico Sostegni, che è attualmente anche presidente della commissione sanità, che è la terza commissione che opera in questo ambito in maniera permanente da inizio legislatura. Non solo, hanno proposto anche i membri, tutti, tipo copia e incolla tra la commissione sanità e la commissione speciale. Mentre invece noi auspicavamo un percorso diverso, abbiamo visto anche oggi il flop day, una giornata, l'ennesimo fallimento del click day, quello che doveva portare le persone a vaccinarsi, quindi uno strumento che ancora non funziona. Noi abbiamo presentato la nostra lista, abbiamo chiesto che il presidente della commissione speciale lo facesse Marco Landi, abbiamo dato un nome della maggioranza, come succede per il vicepresidente, e abbiamo chiesto che il segretario questore lo facesse Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Quindi noi abbiamo portato la nostra proposta di ufficio di presidenza, che evidentemente ha scaturito qualcosa all'interno della maggioranza, per cui poi Scaramelli non si è sentito nemmeno di votare Sostegni. Quindi il problema evidentemente è tutto afferibile alle dinamiche
che purtroppo vediamo accadere dall'inizio della legislatura all'interno della maggioranza, io dico solo che noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa commissione speciale, perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo. Lo abbiamo detto, ci abbiamo messo la faccia, ci vogliamo mettere anche il nostro lavoro, perché cose come quella successa stamattina non devono più succedere, portali che non funzionano. Vediamo che purtroppo la Toscana è l'ultima per la vaccinazione dei sessantenni. Ecco, ci sono tante cose ancora da risolvere. Noi vogliamo dare un contributo, ma evidentemente le lotte interne alla maggioranza fanno in modo che si ritardi la creazione della commissione, ma evidentemente anche l'istituzione della stessa. A noi ci dispiace, però io credo che la politica debba guardare anzitutto al bene dei cittadini. Purtroppo in questo momento, oggi, abbiamo visto un brutto spettacolo che non ci fa portare il nostro contributo, il contributo che tante persone per bene ci chiedono tutti i giorni. Noi abbiamo scelto di non partecipare perché ritenevamo che la commissione speciale, così per come è impostata, fosse semplicemente un doppione della commissione terza, che si occupa già di salute e sanità, e non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento dove far accomodare qualcuno. I fatti di oggi di fatto ce lo confermano, sono le 4:15, la commissione speciale era convocata per le 14:30 per l'elezione del Presidente, ancora non c'è stato, dopo 2 ore di fatto di ritardo, perché c'è stato probabilmente uno scontro su chi farà il Presidente. Da una parte c'era la candidatura portata avanti dal Partito Democratico dell'attuale Presidente della Terza Commissione, quindi appunto il doppione. Dall'altra la candidatura avanzata dal vicepresidente Italia Viva Scaramelli, il quale abbiamo sentito chiede: starò dentro a patto che Gianni partecipi costantemente ai lavori della commissione. Evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza commissione. Quindi fino ad ora la commissione speciale non solo non ha prodotto nulla, ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso. Io penso che potesse eventualmente avere un senso se c'era comunque una condivisione totale su una commissione speciale sui vaccini che dovesse in qualche modo sostenere e coadiuvare l'assessore. In realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza, all'interno del Consiglio stesso, quindi parte nel peggiore dei modi. Noi abbiamo deciso come Fratelli d'Italia di starne fuori, per ora i fatti ci danno ragione, vediamo che cosa succede, direi nei prossimi minuti e comunque nei prossimi giorni. Vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della Commissione sui vaccini, non ci è interessato questo triatrino fra i partiti rispetto a chi debba fare il Presidente e il Vicepresidente, non ci siamo iscritti e non partecipato a questo aspetto, abbiamo fiducia sul fatto che se Sostegni sarà il Presidente possa però lavorare in questa Commissione ponendo delle condizioni. Io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione: una convocazione permanente della stessa, senza interruzioni di continuità, la presenza costante ad ogni riunione del Presidente Gianni, perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini il Presidente possa condividerlo con la Commissione. Queste sono le condizioni che noi poniamo, e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere, condividere quelli che saranno gli hub da definire, condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende, le associazioni di volontariato, l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer per prenotare un vaccino. Chiediamo l'impiego dei medici di medicina generale per poter vaccinare i fragili, e soprattutto chiediamo di fare una comunicazione che diventi informazione. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani, ci aspettiamo che i lavori di questa commissione, ogni giorno che si va a riunire, alla sera dia comunicazioni, e sia questa la comunicazione istituzionale e formale della Toscana dà ai cittadini in merito ai vaccini, e dal giorno dopo si facciano le cose che questa commissione ha deciso di fare in maniera collegiale. Se c'è una commissione ha un senso di lavoro, noi siamo per dare una mano, siamo per dare un contributo, non siamo per prendere una poltrona, non ci appartiene, motivo per il quale non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno. Noi ci serve fare un vaccino in più e una poltrona. A me non interessano le polemiche politiche, ogni partito è legittimato. Io voglio dare un contributo, sono consapevole di poter mettere a disposizione un po' di esperienza, ho maturato una competenza nei 5 anni precedenti come Presidente di Commissione, ho molte relazioni nel mondo sanitario, nel mondo del volontariato, credo che queste proposte siano di buon senso e credo che se verranno raccolte noi miglioreremo la campagna di vaccinazione. Quindi a me non interessa né una poltrona né le posizioni dei partiti, vogliamo migliorare la campagna di vaccinazione, e per farlo dobbiamo farlo insieme.
No, mi sembra si sia rotta l'opposizione, siamo di fronte ad una schizofrenia totale, perché la commissione speciale è stata proposta dall'opposizione, noi l'abbiamo approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio, di suggerimento, che possa coadiuvare e supportare il Presidente e la Giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione, ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo. Dopodiché siamo andati in commissione, abbiamo fatto una proposta che comprendeva il Presidente Enrico Sostegni, facendolo coincidere con quella della Commissione Sanità, perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini, da fare bene e il prima possibile. Abbiamo fatto una proposta di vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione, che aveva accettato questa vicepresidenza, dopodiché l'opposizione, cioè, non l'ha più votata. Quindi noi non comprendiamo come questo possa accadere, se non per una schizofrenia, cioè legata probabilmente a posizionamenti, a divisioni della minoranza, perché una parte non aveva già partecipato alla commissione speciale, cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda una proposta che prevedeva la vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota. Quindi mi sembra che più che parlare, cioè, di divisione della maggioranza, si debba parlare di schizofrenia da parte della minoranza. Ma non avevamo mai visto onestamente una situazione così paradossale. Noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile l'istituzione di una commissione speciale sui vaccini, perché eravamo convinti che occorreva un salto di qualità nel piano vaccinale, occorreva dare un contributo fattivo alle tante lacune della fase vaccinazione che c'è in Regione Toscana, per esempio come la nostra mozione, cioè, per vaccinare i malati oncologici anche dopo i 6 mesi dalla fine delle cure chemioterapiche o della radioterapia fino ad arrivare ai 5 anni di follow up. Eravamo convinti che occorreva per esempio vaccinare i caregiver, non solo quelli dei i bambini sotto i 16 anni, ma tutti. Eravamo convinti che occorreva accelerare e vaccinare il più velocemente possibile. Poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta, senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata, della presidenza della commissione speciale sui vaccini sarebbe spettata naturalmente al Partito Democratico, ma a chi? A Enrico Sostegni, cioè a quello che attualmente è il presidente della Commissione Sanità. E gli stessi membri della Commissione Sanità il Partito Democratico li ha riportati nella Commissione Speciale sui vaccini. Noi l'abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza da un lato, che non avrebbe portato nessun tipo di contributo. Per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'istituzione, oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare, se il tema diventa quello di non scoprire, se il tema diventa quello di non proporre, se il tema diventa quello di dire va tutto bene. Guardate, soltanto stamani mattina sono arrivate migliaia di persone che non sono riuscite a vaccinarsi. Ecco perché laddove non c'è chiarezza non può esserci Forza Italia. Stasera abbiamo assistito a uno spettacolo indegno della peggiore politica, che ha perso un pomeriggio solo per decidere chi doveva fare il presidente e il vicepresidente di questa commissione, che ricordiamo è stata votata su proposta del Movimento 5 Stelle e della Lega. L'intento di questa commissione è quello di dare un contributo costruttivo, fattivo alla campagna vaccinale di massa che non sta funzionando e che dà numerose criticità ogni giorno. I cittadini lo sanno, ci segnalano praticamente i disservizi ogni giorno, in moltissimi, e vedere oggi persone anche di elevata e grande esperienza politica perdersi nei meandri dei regolamenti solo per impedirne la costituzione e l'inizio dei lavori, questo è assolutamente inaccettabile. Spero che il prima possibile la Commissione possa cominciare con i suoi lavori. Regione Toscana, il Consiglio regionale.